no, noi pensiamo a prepararla bene, a farla e poi non pensiamo ad altro, ecco, pensiamo alla partita che certamente vogliamo disputare e poi dopo questo è il nostro, l'attenzione va a questo. Gattuso, che è l'italizzatore Milan, lo incontrate anche in un momento in cui è deluso dalla Coppa e ha voglia di riscatto, di rivalsa. Proprio così, una squadra che adesso è molto chiara, per come così si schierano, per il gioco che hanno, per l'umiltà che hanno, sono proprio squadra, quindi probabilmente insieme a Juventus e Napoli sono la squadra che in questo momento dà la dimostrazione di forza più chiara, quindi sono anche, come ha detto giustamente lei, sono anche un po' arrabbiati per così la partita che non è andata bene giovedì, quindi sarà una partita, incontreremo una squadra davvero molto motivata, quindi il Genoa dovrà correre molto, faticare molto, con grande cuore, convinzione, chiarezza, grandissima intensità e sottolineo corsa, tanta generosità e poi naturalmente sempre con le nostre qualità. Buongiorno. Domani dovremmo essere bravi nelle due fasi di gioco, quindi dovremmo essere, adesso tu ti riferisci alla parte destra, la nostra parte destra, dovremmo avere tutte e due le cose. Le cose sono la fase difensiva, quindi dovremmo essere molto bravi nel chiudere gli spazi a loro e dovremmo essere altrettanto bravi nel gioco e nel partire, nell'attaccare con la palla e senza la palla da quella parte, ma non solo, eh? Da quella parte, in mezzo e anche dalla parte opposta. Sono d'accordissimo. Domani sarà una partita, penso, molto intensa, dove servirà, come ho detto, tanta tanta corsa, tanta chiarezza nelle due fasi di gioco. E non basterà una corsa, bisognerà farne un'altra, perché c'è da fare una corsa per chiudere un avversario, magari poi dopo c'è anche da fare una corsa per raddoppiare l'avversario. Poi c'è da fare una corsa per attaccare senza la palla, quindi ci sarà da fare tanto, però il Genoa questo lo ha dimostrato in più di un'occasione che lo sa fare e quindi domani sarà necessario proprio fare tutto questo. No, ma io adesso questo non lo so perché dopo le situazioni sono completamente, penso, diverse l'una dall'altra. Quindi io guardo in casa mia e loro guarderanno in casa loro. Quello che io ho notato nel Milan, che da quando ha cambiato la guida tecnica, insomma, dopo un inizio mi pare un po' così, dove si sono un po' assestati. Adesso, come ho detto, dopo penso Milan e sì, Milan, dopo Juve e Napoli sono certamente la squadra, ma proprio come squadre, anche come qualità di giocatori, qualità di gioco, sono più o meno, se non al pari loro quasi. Quindi questo è il Milan oggi. Domani
Il Genoa lo so bene, quello che è il Genoa, quello che è il Genoa da quando noi siamo arrivati, quindi quello lo so, ma non lo devo dire io, io lo so. Hai detto che il Milan ha cambiato grinta, corsa, unità, forse saranno arrabbiati, motivati, ma dal punto di vista tecnico chi tiene di più? Cioè, qualcosa di particolare da subito? Mi pare che il Milan abbia 20 nazionali. Se non sono 20, sono 18 oppure sono 22, non lo so. Quindi 20 nazionali di nazionali importanti, la maggior parte di loro vengono da nazionali importanti. Quindi quando parli del Milan, e il Milan giustamente ha 20 nazionali, cioè, tu pensi a Suso che è un grandissimo giocatore, poi dopo pensi a Biglia, pensi a Bonaventura, pensi... mi dica ma Bonucci o Romagnoli, pensi a Rodriguez, cioè a Çalhanoğlu, insomma non so, uno ne pensa uno e poi gliene viene in mente un altro, perché è giusto che sia così, perché il Milan giustamente deve avere quei giocatori lì. Tanto io sono giovanissimo, non sono esperto di niente, perché non si è mai esperti di niente, e per me non è giusto parlare di queste cose qua ora, non è proprio giusto, perché l'attenzione di tutti deve andare alla partita che ci sarà domani e alle partite che poi verranno dopo quella di domani, quindi per me è giusto parlare di questo e basta. Allora, Giuseppe Rossi ha fatto, questa è già la seconda settimana che ha fatto con la squadra, quindi lui penso verrà convocato. Per Adella, lui è partito con la squadra da mercoledì, quindi ha fatto 4 allenamenti, oggi il 4° allenamento con la squadra, quindi valuteremo, però ecco, Giuseppe Rossi rispetto ad Adella ha, diciamo così, 2 settimane intere con la squadra, Adel ne ha... quasi una, ecco. Quindi questa è la situazione. Ma Rossi potrebbe avere dei minuti già in campo o no? Cioè, Rossi credo verrà convocato, poi dopo dirle se ha 5, 10, 15. Io ho detto a lui che sarebbe da denunciare, perché ci priva quotidianamente del piacere di vedere un ragazzo nato per giocare al calcio. Quindi io, se lui non è presente, lo denuncio. Sicuri assenti saranno Izzo, esatto, proprio così, sì. Sì, tutti e due. Per trovarci la paura può essere delle motivazioni particolari, quindi spacca un po' la partita, c'è No, adesso sono ragazzi che, tra altre cose, ce la mettono tutta sempre, a parte che i giocatori del Genoa ce la mettono tutta sempre, a prescindere. Ma chi non ha motivazioni? Giochi contro il Milan, poi nel nostro campionato, se solo hai un briciolo di motivazioni in meno, soccombi contro tutti, quindi non credo a quelle cose lì, ecco. Giochi contro il Milan, giochi contro una grande squadra, E vuoi anche tu far vedere che te la puoi giocare, questo è, ma questo vale per tutti. Sì, intanto non sapevamo di non giocare, quindi abbiamo fatto la settimana normale preparando la partita bene, perché la squadra poi si allenano sempre molto bene, con grande intensità, attenzione, quindi
sono davvero, è un piacere vedere la squadra in allenamento. E niente, sappiamo, cioè, gli errori si fanno, perché intanto gli errori si fanno, li fa l'allenatore, li fanno tutti i giocatori. È sbagliato magari non riflettere sull'errore, ma l'errore lo faccio io, lo fai tu se scrivi, lo fa un giocatore se gioca, quindi quello ci sta. Noi abbiamo la fortuna di avere dei giocatori che sanno, perché sono dei ragazzi umili e non sono presuntuosi, sanno che insomma, l'errore ci può stare, ma poi fanno di tutto per non perché poi l'errore non si ripeta. Siamo a posto? No, io non lo conosco, non so proprio, cioè io lo conosco da giocatore perché l'ho visto giocare, ma dopo non conosco la persona, perché dopo per me è importante magari conoscere la persona, conoscere magari la sua idea, il suo metodo di lavoro, questo per me è importante, quindi la persona, le idee, il metodo di lavoro, io purtroppo non ho elementi, ecco, per poter dire qualcosa. Dopo nel calcio si dice tutto di tutti, anche se non ci si conosce. Io non faccio fatica, ecco, non posso dire niente. Curiosità, non mi denunci. Non mi denunci per la domanda. No, la denuncio invece. Grazie a voi. Siamo a posto? Buona giornata.